La Firenze Car compie 8 anni e presenta Restart, ovvero la possibilità di riattivare la car per tornare in città e completare la scoperta del patrimonio culturale diffuso del territorio. Uno strumento efficace e importante nel contesto culturale e turistico fiorentino, il cui anniversario è stato ricordato con un convegno. La car permette di visitare 72 perle del patrimonio culturale di Firenze con accesso prioritario e senza bisogno di prenotazione. Un pass museale ufficiale della città di Firenze che al costo di 85 euro permette di visitare 72 siti di interesse. Dal primo utilizzo si hanno 72 ore per visitare una sola volta ognuno dei musei aderenti. La card ha la validità di un biglietto d'ingresso a cui si somma l'eventuale supplemento per le mostre temporanee. Si hanno poi incluse 72 ore di trasporto urbano, estendibile ai minori di 18 anni, cittadini dell'Unione Europea, appartenenti al nucleo familiare del possessore della Firenze Card Plus. Dal confronto moderato da Tommaso Sacchi, responsabile della Segreteria dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Firenze, e che ha visto presenti il direttore dell'Opera del Duomo, del Complesso di Santa Croce, del Museo Pecci di Prato, oltre che rappresentanti di Linea Comune, gestori della carta, è emerso un quadro allettante sui numeri della stessa, ma altrettanto importanti sui miglioramenti potenziali che la Firenze Card può recare nel futuro prossimo, diventando, tra l'altro, aiuto indispensabile in un contesto tipicamente smart nella gestione dei flussi tra le innumerevoli attrazioni culturali della città metropolitana. Il bilancio di questi 8 anni di Firenze Card è assolutamente positivo e per questo volevamo raccontarlo oggi, per non dare per scontato uno strumento che ha funzionato, che si è allineato negli anni e che è anche mutato appunto nel corso degli anni. Tra l'altro, dal punto di vista di turismo, ovviamente per quanto concerne la mia delega, è uno strumento sul quale vogliamo continuare a investire, perché vediamo le statistiche, ci dicono che chi acquista la Firenze Card è un turista che rimane in città di media 4-5 notti e quindi ben il doppio rispetto alle noti, al pernottamento medio che abbiamo su Firenze, ed è un turista particolarmente attento al nostro patrimonio culturale. Tra l'altro, oggi in sala c'erano non soltanto i direttori dei musei che partecipano a questa rete che oggi conta ben 83 musei, ma anche tanti colleghi dei comuni dell'area metropolitana, in quanto questo strumento può davvero raccogliere anche le istituzioni museali, culturali degli altri comuni dell'area metropolitana e dell'ambito turistico fiorentino che si è appena costituito. Tra gli aspetti da potenziare, in un'ottica globale legata alla fruizione della cultura ad area vasta, la mobilità e i collegamenti tra i vari poli culturali. Inoltre, sempre più importante un coordinamento relativo all'offerta museale metropolitana fiorentina, intesa come sistema nel racconto complementare tra le discipline, proprio come avveniva nel Rinascimento, in cui scienza, tecnica e arte erano un tutt'uno nel flusso narrativo. Un incontro importante per quanto riguarda la Firenze Card, che sì, è stato uno strumento importante ma ha ancora molte potenzialità inesplorate. Parliamo di questo secondo aspetto. Da questa pluralità di voci sono nate tante proposte. Il primo, ovviamente, in primis la gestione dei flussi, quindi l'idea che anche alla gente in attesa o alla gente che al pubblico che vuole visitare i musei più richiesti si possa proporre un'offerta alternativa. Io credo che il convegno di oggi sia un punto importantissimo tra istituzioni e realtà museali e mondo della cultura e della frequentazione turistica della città, per capire come i cosiddetti erroneamente musei minori, che spesso conservano collezioni di straordinaria qualità, possano essere aiutati grazie a un sistema integrato come Firenze Card.